Salve ragazzi, sono Yato e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. Dopo la vostra richiesta del precedente video, faremo delle challenge. Ce ne sono 5, se ho detto giusto. Ma per non fare la prima o la seconda, o seguendo un ordine, perché magari questi giorni state vedendo video di tanta altra gente che sta facendo con un determinato criterio, lo faccio semplicemente a caso, lanciando un dado, eliminando eventualmente il 6, se c'è il 6. È uscito il 3. Pokémans. Poké tipo Tax. Mens. No, veramente non mi viene in mente cosa voglia dire Poké. Ah, ok, partiamo con la Pokéball, ci sta. E con le friendly. Okay, che si chiamano? Vabbè. Mettiamo a porte charm quei colpi, non mi viene il nome. Il mascara. Penso. Sì, sia il mascara, giusto. Perfetto. Però. Che sarà una challenge un pochettino noiosa. Perché se rimane così. Cioè, alla fine potrei usare questa, però. Che cacchio? Ah, c'era già un nemico dentro. Interno dall'inizio. Ok, questo è interessante. Non pensavo, io volevo colpirlo. Ah, anche quello. Wow. Perfetto. Cioè, anche con. Il creep però mi fa male, vero? No, stavo cercando di valutare se mi fa male. Non mi fa male il creep. Che posso volere di più della vita? Cioè, ma se io aspetto, quindi lui continua a spararmi roba? Sì, ma che figata! Certo, se mi muore è una tragedia, vero? Credo sia proprio una tragedia a quel punto. Cioè, se lui continua a far così... Allora sono stato stupido a non farlo partire subito. Bene, 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 bene. Ok, continua a esserci roba là dentro senza che la evochi io. Quindi, di solito la friendly ball dovresti prima catturarci i nemici. Non posso dare le bombe però, facilmente. Ok. Prima ce li cattura i nemici e poi li puoi rilasciare. E qua a quanto pare invece li rilascia e basta. Forse si sono resi conto che l'oggetto era un pochettino non molto utile. Però così sembra troppo utile. A mio dire, poi magari sbaglio, ma così è troppo utile. Cioè, guardate che ho creato. O magari è una modifica fatta apposta per questa challenge. Possibile? In fin dei conti tutto è possibile. Certo, tutto sto creep che lasciamo in giro. Momento. Mi era sembrato di aver visto una roccia segnata. Errore mio. Boss fight, Larry Junior. Ecco, Larry Junior, se io mi faccio inseguire. Perché si ricarica? Cos'ha che mi fa ricaricare? Niente, 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 non ho trinket. Oh, io continuo a evocare. Come minimo non mi posso portare appresso i nemici al prossimo piano, perché... Scusa, gli amici al prossimo piano. Perché se mi potessi anche portare questo sarebbe... Boh, una cosa strana. A Cards Against the Humanity? Va bene. E si scende. Sarà sicuramente vuota al prossimo piano. Che se me li porto tutti appresso non è una challenge, cioè è una... A parte l'oggetto OP. No, ce li ho tutti appresso. Ok, sono le... Vabbè, così divento veramente maestro di Pokémon, eh. Ho già inaugurato il secondo episodio di questa serie mettendo una... Una referenza a JoJo, le bizzarre avventure di JoJo, nel titolo e nell'anteprima. Questa praticamente ce la tirano, cioè mi costringono a mettere una referenza ai Pokémon. Non credo sia possibile non farlo. Solo che vorrei non mettere Ash di nuovo. Per il solito discorso che Ash non è proprio un modello da seguire in niente. In Super giù niente. Vorrei evitare di prendere danno, quindi morite. Certo, sarebbe... Contro i nemici terrestri, mettiamola così. Tutti, tutta sta roba col creep è un casino. Cioè, però credo che qui ho avuto anche fortuna a beccare lui che spawna altri nemici. Di base credo che altrimenti non sarebbe successo. Se devo stare un po' più attento. Ok. E andiamo. Moschine. Giochiamo insieme. Certo, sarà un casino più avanti capire cosa è di chi. Perché ovviamente non tutti i mostri su schermo saranno miei. Credo. Tanto tra quello più lo charm è veramente una tragedia. Cioè qui non si capirà più niente da un certo punto. Ok. Boss fight contro... Tra l'altro io continuo a schivare sti colpi perché dopo è scontato che loro mi facciano male. Contro Little Horn. Che penso farà una finaccia. Se che Little Horn non ha moltissima vita. Però è vero anche che possiede le bombe. Dai. Sì, infatti mi ha
tipo trucidato tutti quanti i nemici. Tutti quanti gli amici. Madonna. No, ho preso un danno stupido. Ma sarei potuto risparmiare, molto risparmiare. Anche Sharma su di te, però, no? È vero? Mi ha distrutto lo spawner principale. Allora, vita recuperata. Screw, Tears shall speed up. E si scende. Sì, si scende. Però un momento, ora che non ho più alleati, posso magari stare un po' più attento e fare quella cosa che volevo fare prima, ovvero in primis mettere una bomba là. Ecco, che non ha funzionato minimamente. No, non ne è valsa neanche la pena. Va bene, va bene. Che tristezza, però va bene. Un altro di te. No, no. Non sapevo come schivarlo. Ok. Ne è valsa la pena scendere anche soltanto per ottenere un container di vita. Non esploro ulteriormente perché ho fatto la stupidissima cosa di raccogliere quell'Eternal Art. L'Eternal Art, se il primo colpo che prendo ce lo giochiamo. Quindi da qui si scende. E siamo già due piani fatti. Ce ne mancano altri 4. No, molti di più ce ne mancano. Ce ne mancano uno almeno di più di quelli segnalati. Candacombs 1. Mori, 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 mori. Non capisco però in base a quale criterio si ricarica a volte l'oggetto. Non mi pare di avere oggetti che mi fanno ricaricare più in fretta o simili. Mi sa che il creep loro non li danneggiano. Non vorrei dire una cavolata, ma non mi sembrano i ragni che siano danneggiati dal creep. Affatto. Ok. Perfetto. Centesimo e si va avanti. Certo, magari dovrei mettermici un po' meglio a controllare, ma non mi pare sia in nessun modo... Non mi pare siano feriti dal mio creep. Questo è inquietante. Anche perché avere lui che mi spara il brimstone può essere... Ah no, non mi può far male a posto. Può essere molto inquietante. Vi rendete conto che abbiamo un brimstone a disposizione? Un brimstone pressappoco illimitato, per quello che ne posso dire io. A casa Against Humanity... I can see forever. Questo è ottimo. Come sarebbe ottimo poter andare là dentro, ma avendo così poca vita non mi fido molto. Ma sì, dai. Uno è andato. Uno. Ragno, vabbè, moriranno abbastanza in fretta. E qui invece? Cuori di fede? Va bene, quindi ne è valsa la pena anche entrare qua. Posso capire, e lo dico io perché mi sta succedendo, che questa challenge è estremamente confusionaria. Nel senso che io faccio fatica a capire quello che sta succedendo su schermo, e tutto sommato so quello che sto pigiando o non pigiando. Mi immagino voi quanto vi potete stare... Perché mi sei ricaricata? Vabbè. Comunque sia, posso capire voi quanto possiate essere confusi da sta cosa. Olè, 2 centesimi. Beh, potevo far di meglio, eh. Potevo veramente far di meglio. Vai. E colpisci. Olè. E ancora nemici. E tanto continua a spawnare finché non crepate tutti per sta cosa. Ok. 10 centesimi, penso ci possa essere qualcosa di interessante, compreso Diclopia, se riesco a comprarmela. Ho paura di buttare via dei... Ok, perfetto. Però Diclopia è un azzardo prenderlo. Diclopia mi permetterebbe di comprare tutta sta roba qua, gratis. Però poi mi devo ricordare di tornare a prendere cosa? Tornare a prendere la sferetta, perché praticamente è l'oggetto partita. Non so se è modificata per appunto per la challenge o no, però se lo è l'oggetto partita. Se non lo è l'oggetto della vita quasi sempre. Quindi ci sta. Un andato. E poi abbiamo sto Brimstone che falcia la gente, io neanche la vedo. Bravo, ciccio. Certo, stai cercando di uccidermi tecnicamente, eh. Ma il fatto che il gioco ci consideri amici quando non c'è nessuno mira su di noi. Notate. Cuori neri, 3 cuori neri comodissimi. E qui devo solo sperare di ottenere il patto con Satana. Cavaliere senza testa. Cavaliere senza testa, non mi interessa l'oggetto che mi darà. Ci dà il volo, per carità. Bisogna anche dire che ho perso praticamente tutto, perché fa molto danno.
Non avevo considerato l'idea stessa che poteva danneggiarmi così tanto da mettermi in pericolo. Non è un vero pericolo, è più un mettermi in solitaria. E non ho trovato quello che volevo. E mo? Prendo questo, lo deposito. Purtroppo mi devo portare appresso l'oggetto quasi imposto dalla challenge, perché altrimenti non avrebbe senso, diventerebbe una run normalissima. Però... eh già. Full vita. Prendo questo. Ho preso anche questa Ghezzo Diamond. Guardate che combina adesso. Friendly Ball. La uso uno. Friendly Ball. Questa è scarica. E uso due. Poi mi prendo a casa Against Humanity. Esco. No, mi serve una cosa molto più ampia. Tipo questa. E uso qui a casa Against the Humanity, che ricopre tutto di cacca. La speranza è che in mezzo a queste cacche ci siano dei centesimi che poi potrò raddoppiare con... come cacchio si chiama? Con Soul Diamond. Ovviamente ci vorrà un pochettino per fare sta cosa, quindi forse accelererò qua. Oh, Petrified Poop, perfetto. Allora, ora le chance di trovare qualcosa nelle cacche aumentano, quindi credo che i soldi scattino. Ci abbiamo messo un pochettino, però guardate quanti soldi ho fatto. Già, 80 centesimi. 88, 88. Tra l'altro, qui posso svaligiare di tutto ormai. Allora, intanto, prima di usare il Soul Diamond, compro Broken Watch, anche se ce n'avevo già uno. I Can See Forever, me lo... sapete che faccio? Faccio una mezza cavolata, ovvero, questa la ricompro. Devo usarlo una volta. Il Soul of Diamond non lo uso adesso. Anzi sì, lo uso adesso. Vado a 99 e porto con me l'altro Against the Forever. Potrei portarmi sì l'altro Soul of Diamond, ma siamo sinceri, mi mancano 3 shop. Anche volendo comprare tutto, i soldi mi avanza. Boss fight che è già stata sconfitta. E se si è visto dalla cosa me l'ero dimenticato. Stavo per volevo combatterci. E siamo alle Caves 2 in Curse of the Maze, dove I Can See Forever, spero, ci fornisca qualche leggero aiuto nel tagliare un pochettino alcuni punti. Aspetta, dicevo. Iniziamo a prendere danni però, Iniziano a non essere più così tanto forti come prima questi esserini che ci aiutano. Perché vabbè, ovviamente, andiamo avanti e diventano sempre più forti anche i nemici. Cosa su cui non ho mai riflettuto perché... ecco, pensavo fosse mio. Anche quello pensavo fosse mio. Cosa su cui non ho mai riflettuto, perché? Perché fondamentalmente a noi fanno tutti quanti mezzo cuore danno. Quindi, per me, il fatto che dei nemici siano più forti dell'altro lascia il tempo che trovano. In senso assoluto, eh. Se si esclude il fattore che dopo un certo punto fanno un danno al posto che mezzo. Laseroni! Poi vedete, quando vi trovate certi nemici, non puoi non considerare quanto tu sia fortunato. Certi alleati, meglio dire così. Olè. Oh no, 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 no. Non ti far danneggiare. Bravissimo. Vai. Non importa anche se ho preso danno. Vai, 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 vai. E muori. Olè. Certo, non sto trovando ancora... qui ho sbagliato, ad esempio. I Can See Forever. Devo metterla qua, la bomba. Lock up e... Infested. Va bene, va bene.
Ora potrei andare al boss, però io vorrei andare allo shop perché con quel po' di centesimi, no? Capite che lo shop è leggermente allettante, anche se statisticamente ci sarà grid. No, si sono ammazzati l'un con l'altro. Dannazione. Vediamo un po' qua cosa c'è. C'è roba. Roba robot. Opla. Evochiamo qualcun altro e moriamo. No, 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 rimani lontano. Voglio recuperare sta bomba. Non so neanche perché voglio recuperare sta bomba. Credo vada bene. No, 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 così muori. Lo sapevo. L'ho visto in tempo reale che avrebbe fatto la finaccia. Cosa c'è qua sotto invece? Giustamente, Curse of the Maze, me l'ero dimenticato. Ma sì, dai. Uno, due. Soldi. Diciamo che i soldi quando si hanno 99 centesimi lasciano il tempo che trovano, però apprezzo il pensiero. Ma a questo punto, a parte aver trovato abbastanza in fretta il secondo, se quelli si passano. Ma dicevo, alcuni nemici poi fanno letteralmente una toccata e fuga. Oh, sei ancora alleato, nonostante il cambio di forma? Beh, no, l'ho ucciso io. Non ci ho pensato. Ok, questo è come. Infatti, dicevo, come si sarebbe comportato? Male. Se letteralmente è andato a schiantare contro il nemico, fine del problema. Olè. Qui non capisco perché si ricarica. Qualcuno, se sa il perché si ricarica così in fretta, me lo dica. Per favore. Ah, si è solo fatto di saltare in aria, ma non mi ha fatto danno. A quanto sembra. Morti, muori, muori. Muori più velocemente. Direi di morire più velocemente, se no non riesco a ucciderli. È lo spawner che mi preoccupava, perché gli altri, ci impiego un po' di più a ucciderli, non è un problema. Ma gli spawner. Vai. Stavo invecchiando, considera. Allora, Humbling Bundle. E vabbè. Cuore di fede, e vabbè. Ci sta. Pokémon Q Smaller. Questo cos'è invece? Pokémon Go. E non capisco che oggetto sia. Cioè, non so cosa faccia. Non è un oggetto reskinnato. Giustamente, stupido io che ragiono ancora in ottica di oggetti reskinnati. Non è un oggetto reskinnato. Quindi, cosa faccia Pokémon Go per il momento mi è sconosciuto. E vado avanti con Icon Sea Forever perché lo vorrei usare anche nel prossimo piano. Così per sbrigarmi con certe cose. Non sono interessato a fare ulteriori digressioni. E andiamo a scontrarci contro The Hollow. The Hollow. Poteva andarmi peggio. Poteva andarmi molto peggio. Ok, è diventato amichevole quel Meta Hollow. E però deve morire adesso. Mi dispiace per lui, ma è stata una cosa, un'amicizia intensa ma breve. Sì. Ciccio. Morì. Cellule staminali. Cuore di fede e statisticamente Krampus. Guardate, eh. No, ok. Ci avrei scommesso su Krampus, ma a quanto pare no. Ragnaros. Vabbè, non è un problema. Infested. E uscendo da qua, tanto col question mark mette la Curse of the Maze. Già ce l'avevo, no problem. Scendendo qui però, che siamo già alle Necropolis 1, di nuovo in Curse of the Maze, Agency Forever, e partiamo subito. A Charmed, Bug. Ah, ogni tanto vi fa spawnare dei nemici, dei nemici alleati, perché c'è scritto, era comparso un messaggio, che ho scritto un ragno grasso affascinato è comparso, che penso sia una citazione a Pokémon con me, un Pokémon X è apparso. Tan, 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 tan. Beh, così è anche a tema. Chissà se era obbligatorio. Cioè, se era scriptato che lo trovassi. Allora. Ok. Se metto qua. Perfetto. E qua. Centesimi. Non è che sia la cosa di cui ho più bisogno, ma va bene.
Me finché non mi metti la Curse of the Lost, va tutto bene. Stavo pensando al fatto che la Curse of the Maze. La Curse of the Lost renderebbe molto rognoso trovare un posto specifico, quindi. O ritornare a un posto specifico. Vai. Muori. E muori. Grande. Continuiamo. Ribadisco. Ho appena detto la Curse of the Maze non è un gran problema. 2 secondi dopo sclero contro la Curse of the Maze. Vai. No, sto prendendo troppi danni. Sto prendendo troppi danni per quello che sto facendo, non. Perché continua a rigenerarmi, sì? Dai. Secondo me è una condizione comunque che hanno aggiunto apposta per questo. Per questa challenge. Se no sarebbe troppo potente sta cosa se si può usare sempre, comunque. So che non sembra potente qui, ma immaginate con un personaggio che è in grado anche di diventare più forte nella maniera tradizionale. Dai. Lanciamo le due. C'è una squadra intera praticamente quasi. E c'è qui c'è lo shop che avevo completamente dimenticato di cercare. Vai. A questo punto. Lo shop contiene una bussola. Ottima. Un'altra carica qua. Una chiave. Un tarocco che è... Death. Ah, non ho bombe. Stavo cercando di fare esplodere sto coso, ma non ho bombe. E... momento. Stavo dimenticando di entrare qua dentro. Dove c'è la simpaticissima presenza di 3 cuori di fede. Momento. C'è l'angelo anche in una stanza segreta adesso? Questo rende molto, ma molto più facile andare a scontrarsi con Mega Satana. Se quell'angelo si può far saltare. Penso che chiunque ci abbia fatto caso a questa possibilità. Forse si sono risentite le critiche sul fatto che ad esempio con The Lost è praticamente impossibile andarci con normalmente da Mega Satana, perché devi fare prendere tutto quello in cui The Lost è bravo, l'unica cosa in cui The Lost è bravo, e buttarla per andare da Mega Satana, ovvero i patti gratis. E c'è una bella Pretty Fly? Doppi cuori, doppi cuori. Centesimi. Fa niente, andiamo avanti così. Grande. Comunque un vis per amico dovrebbe essere una nuova serie tipo Quadri Brimstone, così e passa la paura. Ah, i vis sono questi ovviamente, per chi avesse il dubbio. Boss fight contro Guerra. Ecco, Guerra purtroppo è uno dei nemici in cui se diceva male poteva farmi tanto casino, perché qua basta che faccia esplodere qualcosa e i miei nemici, i miei alleati morivano. Go. Dov'è che siamo? Necropolis 2, in Curse of the Unknown. Ok, è apparso un nuovo Pokémon. Pokémon, buonanotte. Un nuovo alleato, che non so chi sia in questo momento perché nel mucchio non me ne accorgo. Comunque, da questo lato c'è quello che serve a me. Grazie. Inseguitemi meglio. Oh, olè. Chi è che è arrivato? Oh, un keeper. Uno di quelli volanti. Vai, io rimango lontano, magari. Se riesci si rientra. E ho ottenuto un cuore nero. Certo, non avere vita qui. Vita visibile, specifichiamo. È un po' una rottura di scatole perché devo già stare attento ai. Alle cose evocate. Non è molto facile stare a badare anche a quanta vita si ha, visto che non possiamo vederla in maniera semplice. Vai. Grazie. Cos'altro è arrivato? Un altro di loro. Io andrei allo shop, perché nonostante tutto lo shop può essere molto molto comodo. Pure che ho 40 centesimi. 45. Certo, c'è grid, quindi magari non era così comodo come pensavo, però andava tentata come cosa. Si sono praticamente trucidati tra di loro. Peccato che è l'ultimo shop. Quindi tutti questi soldi che sto guadagnando adesso saranno... stanno là, buttati là così. È un po' triste, però ciccio. Ok, Necropolis 2, quindi mancano 2-3 piani per arrivare allo scontro con la genitrice.
Vai. Tanto mi sto rendendo conto che sto dipendendo troppo, probabilmente, dai alleati. Ne ho talmente tanti che è difficile non farlo, però, eh. Non so se sia una giustificazione, ma... secondo me un po' lo è, perché... è difficile tener conto di tutto e muoversi ancora in maniera efficiente. Olè. Qui cosa c'è? Hierophant. Ottimo. Vita extra. Infatti tu non sei dei miei. Altro Hierophant, che ovviamente è la Curse of the... no, la Curse of the niente. La... Zawordo, che userò dopo. Al posto di Death, sì. Perché ho preso l'Amblin Bundle, ecco. Non mi veniva perché avevo la roba doppia. Che fine hanno fatto i supporter, quelli che volevo veramente? Cioè... i Viss. Tutto il discorso di un bis per amico e poi se ne va. Dai. Certo, sei estremamente lento a colpire. Purtroppo, ragazzoni. Dai. Un bis, per favore, un bis. No. Mi sa che faccio prima a ucciderlo di... Infatti, più veloce a dare i calci, eh. Sì, sto sfruttando a questo punto... sì, però non ci riesco. Ole. Faccio prima a colpirla con le cose mie. Che prendo? Probabilmente. Non so se il death danneggerebbe tutti. Quindi andiamo prima di qua. Ci prendiamo sti tre cuori di fede. E proviamo il negativo. Non lo so, però. Probabilmente sarebbero inutili entrambi. E si scende. Dov'è che siamo? Womb 1, ovviamente. Stanza segreta qui subito alla destra. Va bene. Super Grid. Che se mi dà Money Equals Power, potrebbe anche salvare la giornata. Potrebbe salvare la run. No, mi ha dato altri soldi. A questo proposito, do anche un'occhiata a quello che c'è disponibile nella... nell'arena. Ecco, potrebbero esserci belle cose. Ok, vai. Certo, sono 99 centesimi, quindi non so precisamente perché sto insistendo a colpire. Dai. Questo... che cacchio sta facendo quello? Era il doppelganger. Forse il doppelganger charmato fa cose strane perché non sa come copiarmi. Vai. No, sto prendendo troppi danni. Troppi danni. Sta challenge è molto più impegnativa di quello che pensassi all'inizio, devo dirlo. Cioè, mi devo rimangiare quello che ho detto all'inizio. Pensavo fosse una specie di cavolatina fatta tanto per, ma... più impegnativa di quello che pensassi. Non capisco neanche il perché, in realtà, eh. Dovrei soltanto averci di guadagnato a poter schierare dei nemici in quel modo. A quanto pare, però, non funziona così il mondo. Vai. Ok. Un'altra disposizione. E muori. Non sapete che darei per qualcuno che mi possa sparare un bel brimstone quando serve. Al momento giusto. O farsi saltare in aria addosso al nemico. Allora, tecnicamente ci ho perso più di quello che ci ho guadagnato facendo sta challenge. Facendo sta arena. Vai. Non so perché mi sta facendo spawnare così tanto, ma a me va bene. Va molto bene. Olè. E questo è un dead. Perfetto. Forse non andrà molto bene sta challenge, eh? Dai, tutti rallentati, bravi. Buoni e tranquilli.
sotto il danno medio, vero? Non sono più debole del normale. Ah, perché trovo tutta questa difficoltà? Dai, colpisci. Colpisci. Ah, vabbè, ma ti ha aperto semplicemente la stanza segreta in cui c'ero stato. Niente di troppo esagerato a livello di utilità. Vai. Perfetto, qualcuno che può attaccare a distanza. Batteria? Sì. Ok, quelli ovviamente si faranno trattenere. Un altro pipistrello è apparso. Tutte quelle cariche. Non so cosa cacchio sto. Quante ne sto spawnando, ma va bene. Viva molto. Perché quello c'ha la coroncina? Ce n'è uno con la coroncina. Non so se l'avete visto. È diventato notte. E quello con la coroncina è tuttora lì. E non muore. All'inizio pensavo non morisse finché non succedeva qualcosa, ma a quanto pare è morto e basta. Vai. Eccellente. Quanta roba ho adesso? Forse mi sarei dovuto tenere delle cose e rispawnarle poi per il boss. Ci ho pensato dopo, però. Vai. Uccidi. Olè. Adesso. Mi ricordavo che qui ce n'era uno. Andiamo. Abbiamo una buona potenza di fuoco. Ora come ora. Speriamo che rimanga, tale. Cos'è che mi sta facendo spawnare tutte quante queste batterie? Credo che questa challenge sia stata fatta pesantemente ad hoc. Ma pesantemente ad hoc. Ok, ho fatto comparire un altro nemico grazie al al Pokémon Go. Io non me ero nemmeno accorto. Vedete, perché tendo a non distinguere i nemici dagli amici in questa challenge, perché purtroppo c'è poco da fare se non c'hanno differenze visive, tranne quella dell'avere o meno. Buono. 2 3. Ovviamente sto tornando indietro per recuperare vita, non perché sono scemo, mi sto sbagliando strada. Cioè, sullo scemo potreste anche avere ragione, ma in questo caso è una scelta voluta. Qua. Perfetto. E qua. Full vita e si va. Bene. Ho abbastanza gente con me? Penso di sì. Buon Bruno. Ma è capace che mi spazza via tutti i nemici, cioè tutti gli alleati con un attacco o due del boss, in base al tipo di boss che sia. Quindi vediamo un po' chi è e cosa sa fare. Boss fight. Teddylock Lance. L'avevo detto, in base al tipo di nemico. Poi, Magic Mushroom. Come lo mettiamo? Un bel Magic Mushroom. Che ci dà apparentemente all stat up e nel caso del danno è un moltiplicatore di danno. Ora siamo molto forti. Anche ora siamo molto forti, probabilmente anche senza considerare tutti i vari aiutanti. Di nuovo. No, dov'è? Sì, di nuovo Curse of the Maze. Stavo sbagliando tasti per controllare la corsa. Ok. Soldi. Ribadisco, sempre utilissimi una volta che si arriva al massimo possibile. Che potenza. Vabbè. Nada. Momento. Mi sembra che una di queste sia conosciuta come titola. Almeno una di queste. Range up. Mi sono rimesso nuovamente la Curse of the Maze, ma ero già in Curse of the Maze, quindi ciccia. Dai. Olle. Qua sotto invece. Bravo, uccidi. Bravissimi. Non ho preso danno per una botta di culo estrema. Andiamo avanti. E si continua così. Olle. Certo, qui c'è un arcade. Io ho 99 centesimi. Che dite?
Sì, vabbè. Non hanno capito. Mi servono oggetti, non soldi. Per favore. Capito, al diavolo. No, proprio al diavolo. Tanto questo è l'ultimo piano, ovviamente. Non l'ho ribadito ogni singola volta, però è l'ultimo piano che sì. Olè. Cosa, 37 minuti? È stata anche più lunga del previsto questa challenge. Mi aspettavo che fosse molto breve. Che fosse una cosa molto, vabbè. Ci facciamo una partitina in allegria e finisce là. Uccidete, grazie. Olè. Chi è questo? Che dire? Boss fight. Certo, avere quello che mi può sparare il brimstone addosso ai cliffs non è malaccio. Per niente. Vai. Non credo che sto neanche attaccando io. Sta facendo tutto, tutto loro. Momento. Ah, è vero, non è l'ultimo piano. Devo andare ancora più in là. Perché c'è... Devo andare a sconfiggere... Vabbè, con l'anima. Sconfiggo chi pare. Devo andare a sconfiggere Isaac. Giusto. Mi sono fatto fregare dal fatto che... Qui nella panoramica non compare la cattedrale di solito. Ok, a questo punto si scende di qua. Grazie. Si ringraziano i due tizi col brimstone che mi stanno facendo piazza pulita in una maniera sublime. Vai. Bravissimi. Cioè, questi distruggono come se niente fosse. Mi chiedo se... Ma probabilmente sì, perché è l'unica spiegazione, eh. Se il tipo di nemico che viene spawnato è relativo al piano in cui sei. Non l'avevo vista. Non ho visto la bomba. Stavo tranquillissimo. E se ho visto, se hanno dato bene quanto hanno potenziato la l'anima in, in Afterbirth Plus, Isaac deve essere veramente un gioco da ragazzi. A meno che non hanno potenziato anche Isaac. Perché Isaac è tutto proiettili, l'anima deflette i proiettili. Guardate, guardate. Oh, buono. Stavo prendendo un danno stupido perché ero stupido. Sì, vabbè, Isaac, non puoi fare niente. Ti stanno massacrando di brimstone. Ok, ragazzi. Questa challenge è conclusa. Cosa abbiamo sbloccato? La charge key, la chiave carica. Comunque sia, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito, un commento, piace, una condivisione è sempre gradita. E ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.